Ciao ragazzi, come andiamo? Allora, oggi sono qua per fare un bucol, però prima di fare tutto questo, ho qua il borsone e io, a differenza di quella personaccia brutta e zozza, ciao Vale, ti voglio bene nonostante quello, che è per l'appunto Valentina, siamo stati in giro per Colleo, per mercatini e tutto quanto, ho fatto un sacco di anni, io non mi pento a differenza sua, che poi manco lei, dice, ma non ci crede neanche lei. Volevo iniziare tranquillizzando Sontina, eccolo qua, questo è lo spazzolino nuovo Sontina, vedi che l'ho comprato, del Colgate. Max White, quindi vedi che ho anch'io lo spazio da denti nuovo che si stava un po' mettendo in pensiero. Quindi saluto Sontina e vi volevo dire prima di iniziare il video di andare sul canale di Sabri dove troverete un tag. Noi della Piccionai abbiamo creato, tra l'altro saluto Linfa dai Libri, che è una, se non la conoscete andate a sbirciare il suo canale, che è una ragazza che ha iniziato da poco a fare video molto divertenti, molto piacevoli, è una persona che mi piace moltissimo. L'ho scoperta grazie ad Angela Cannucciari, se non sbaglio. E lei appunto fa video da poco, mi chiedeva cosa fosse, no, la Piccionai. Ecco, se vai sul canale di te e tutti gli altri, insomma, se andate sul canale di Sabrina, c'è questo video tag che si chiama 15 piccioni con un tag e ognuno di noi, piccioni, no? Noi ormai più o meno ci conoscete, no? Siamo 15 desaparecidos, dico, che fanno un po' di casini qua su YouTube e non solo, e hanno creato appunto questo gruppo WhatsApp pazzesco di fuori di testa, dove tra l'altro recentemente si è aggiunta anche Book Jules, e quindi insomma abbiamo creato per ognuno di noi, ad ognuno di noi è stata associata una frase identificativa sulla quale avremmo dovuto poi abbinare un personaggio di un libro, un romanzo, cos'altro, telefilm, film, o insomma, qualsiasi cosa che corrispondesse a quella descrizione. Però dato che io, Vale, Debbie e per appunto Sabri, l'abbiamo registrato a casa di Sabri, un giorno c'era Stefania che faceva da regista, Leo che faceva casino, dico, quindi cioè, è un video divertente, dietro sono tuoni, lampi, nembi, quindi è un video carino, quindi andate sul canale di Sabrina che è Le Cronache dei Nefili, poi vi lascio in descrizione tutti i riferimenti e quindi niente, andate là e guardatevi questo video, insomma è carino, divertente. E invece poi tornate qua che vi faccio vedere un po' di acquisti. Allora, parto da questo. Eccola qua, questo è un Magnus Chiuma, tra l'altro un sacco buono, che mi ha regalato Vale, e quando sono tornato mamma mia mi fa, dice, certo che te eri coglione prima, adesso che hai iniziato, capito? Però questo boh, è strafiga e sarà il mio Magnus Chiuma dei prossimi tempi, diciamo. Ma iniziamo dal LOL. Allora, questo è un libro in realtà a parte, un libro che mi ha regalato Vale per papà, papà è un appassionato d'arte. E questo appunto della ET, edizione, sembra ET, telefono, casa. Questa è Arte, Storia, Svizzera e Roma, nella storia, nell'arte, nella cultura, nell'economia dal 500 ad oggi. Eccolo qua. Ed è un libro molto bello, pieno di illustrazioni tutte quante a colori. Tra l'altro papà quando legge, no, questo non ve lo dico. E c'è anche il DVD dietro, eccolo qua. Si vede il DVD? Sì. E lo sta leggendo papà, non vi dico né dove né che cosa usa come segnalino. Poi l'altro giorno mi arriva un pacco, 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 pacco della. Ed era questo, finalmente mi è arrivato anche a me questa rottura. Sto libro bellissimo che si chiama appunto di Ewyn Ivy, La bambina di neve, eccolo qua. Finalmente leggerò, vi dirò la mia, è della Einaudi. Grazie. E arriva, suona, poste, cose, chi è lui? E quindi ci tocca pure questo. Poi iniziamo no, un altro regalo, sempre da parte di Vale, visto che ormai mancano 75 giorni a Natale, credo, qualcosa del genere. Questo, La magica notte di Natale, di Clement Moore, illustrato da Ted Rand. Ed è un libro bellissimo, piccolino, con all'interno tutte queste illustrazioni. Eccolo qua, siamo ad ottobre, no? Quindi giustamente parliamo di Babbo Natale. Però vabbè, tra un po' è Natale davvero e le illustrazioni sono veramente bellissime. È una storiella breve, sono poche pagine, cioè sottile, sottile il librettino, lo vedete? E questa è la mia immagine preferita. Cioè, una delle mie immagini preferite. È veramente, vabbè, insomma, molto carino. Con la classica iconografia di Babbo, e questa è l'altra delle mie immagini preferite, con l'iconografia di Babbo Natale molto anni 50, no? Vedete? Lui. Poi
Poi iniziamo, no, un altro regalo. Cazzo, Vale, hai rotto i coglioni per Baco. Di Andrea Tarabbia, il demone a Beslan. Questo si pensava essere una sorta di thriller o quant'altro. In realtà è una storia vera, ispirata, cioè ispirata, è una storia vera. La storia vera di Marat Bazarev, coinvolto nella strage di... Una strage, non mi ricordo dove. È l'uomo che con i suoi compagni una mattina di sole di settembre è entrato nella scuola numero 1 di Beslan e lì ha dato inizio alla fine, 334 morti, di cui oltre la metà bambini. Marat è l'unico fra gli attentatori a essere uscito vivo dalla scuola e viene catturato dalla polizia russa. E qui parte praticamente la storia della sua, insomma, la decisione di raccontare la sua vita e di come è poi stato, insomma, come poi sia arrivato ad essere ciò che è. Poi, quindi, un pazzo. Poi, altro regalo, questo più regali che ho, valete poi. Questo è un libro che in realtà mi ispira questo di Canaria, aspettate che lo metto qua. Oh. Questo è un libro, Chokil, I misteri di Chokil, di Susan Goga. Ed è un libro, si dice appunto, Vale, l'ha letto, ha detto che le è piaciuto un sacco, ed è un libro che mi ha fortemente consigliato. Ed è un libro che ha fortemente consigliato anche a Stefania, che è appassionata di Jenner, perché appunto Jenner è molto presente nell'atmosfera di questo libro, come dice, avevo letto da qualche parte un riferimento, eccolo qua, un romanzo pieno di mistero e romanticismo, una storia che alle atmosfere di Jane Eyre unisce una suspense unica ed elettrizzante. Ed è questo. Io mi sono ricordato che ho altri libri di là, dopo li vado a prendere. E quindi se vi piace Jane Eyre, se vi piace l'atmosfera unica ed elettrizzante, questo è il libro che fa per voi ed è la Giunti. Poi, davvero sono solo... Questi sono solo regali. Boh, ve li faccio vedere come vengono. Clara Sanchez, Le mille luci del mattino. Questo è il famoso, un altro dei famosi romanzi della Sanchez, ormai ne ho credo quasi tutti, pure quello che ancora non ha scritto. E non ne ho letto nessuno, tra l'altro, a me appassiona sta scrittrice sulla fiducia, evidentemente. E qua dice, hai paura delle tue certezze, hai paura di far domande, non fermarti, ogni luce ha le sue ombre. Poi, altri ingressi, li metto così alla sparpagliata. Questo è Il segreto di Amanda, di Christina Schwarz. Questo era, non so bene di cosa parla, però mi ispirava la copertina, era un libro che stavano, penso fosse della, Vale, quella che svuotava, tipo, quella che ha regalato due borsate di libri, questo l'ho visto, ho detto, ma sì, ci sta la neve, sulla fiducia, dice, bello, sì, già la neve, cazzo me ne frega. Poi c'è, questo è un libro di Cornelia Funke, Cuore d'inchiostro. Ed è, come dice, la sua voce magica muta le parole in velluto, in seta pura, in carne e ossa. Leggi questo libro a voce alta, se ne ha il coraggio. E questo è il primo della trilogia, appunto, della Funk, che dà una vita che mi ispira, alla quale sto facendo il filo. Tra l'altro dentro ha un sacco di illustrazioni, tipo questa. Sono tutte illustrazioni in bianco e nero. Questa. Ed è una bellissima edizione Mondadori. Questo è della... Di che anno è questo libro? Del 2003. Quindi è quell'edizione. Io l'ho sempre visto in realtà nell'edizione Mondadori, quella brossurata. Però questa è veramente, veramente bellissima. Ed è questo. Poi, di John Boyne, che è l'autore del Pigiama Righe. Questa edizione bellissima del ragazzo del Bounty, il nuovo romanzo appunto dell'autore del bambino con il pigiama righe, che vi straconsiglio. Se non avete letto il bambino con il pigiama righe, fatelo perché è un libro meraviglioso, è un punto di vista assolutamente originale sulla discorso appunto della Shoah, degli ebrei, insomma di tutto quell'orrore raccontato però con gli occhi di due bambini, no? Due protagonisti su fazioni diverse, due in realtà nemmeno protagonisti, due ragazzi che si sono trovati, perché sono bambini quindi non possono essere protagonisti, si sono trovati a loro gioco forza coinvolti in un gioco idiota, poi gioco in una... come si chiama quella cazzata lì che è successa? In quella roba là. E si è trovato... perché non mi piace nemmeno chiamarlo gioco di potere perché ne è derivato quello che è derivato, quindi non è nemmeno un gioco di potere. Quella roba là, e si sono trovati coinvolti. Questo invece, appunto, Ragazzo del Bounty, è edito Rizzoli, ed è un'edizione che mi piace un sacco, non l'ho mai visto prima, perché è fatto in questo modo, cioè c'è la sottocoperta così e la sovracoperta che è trasparente. E quindi dentro è fatto in questo modo.
molto carina anche questa edizione. Poi, ultimo di tutto questo giro di roba, è La chiappa sogni di King, e questo è un libro, ultimamente c'è il piccolo Ruby, no, che ne sta leggendo un sacco di King. King è un autore, già l'ho detto, che mi piace da un lato e dall'altro lato mi lascia un po' lì, nel senso che soprattutto i libri, quelli voluminosi, perché arrivi alla fine col rischio di dire ok, bello fino a pagina 400 e le ultime, anche di più, bello fino a pagina 600 e poi le ultime 30 pagine una puttanata, no? Però questo mi attrae da un sacco di tempo e quindi è qua. Poi vado a prendere gli altri, perché io pensavo che acquisti, in realtà di acquisti non ne ho fatti tantissimi, a dispetto invece di qualcun altra. E i miei acquisti sono questi. Se riusciamo a... Tra l'altro, vi devo far vedere questa cosa qua. Questo è una parte che io non ho... Allora, questa è... Non vedo l'inquadratura. Questi sono i miei ferma. Poi dice che sono uno che beve, no? I miei due ferma, vabbè. I miei books end, no? Allora, aspettate che... Rieccoci. Perché io ho una libreria che è un disastro. Tra l'altro avevo promesso a Jordi a febbraio di fare il tour della mia libreria. Ma la mia libreria è questa qua. Se non so se vedete qualcosa. Cosa sto inquadrando? Non lo so. Questa qua. Chi è? Questa. Che è un armadio in realtà, con i libri buttati lì. Poi ho altri libri sparsi. È quello che è, insomma. Ognuno si arrabatta come può. E gli acquisti miei di quel giorno, di cui vi parlavo tipo 11 minuti e 25 secondi fa, sono di Christopher Wilkins, Il momento perfetto. Eccolo qua, di questa casa editrice mi piace un sacco, che è la Frassinelli. Fatta in questo, di questa edizione qua, un po' di qualche tempo fa, questo è un libro del 2000, c'era ancora il prezzo in lire, quindi a voglia, 2001. Poi... La fidanzata inopportuna di Natasha Solomon, anche in questo Solomons, sì. Anche questo edito Frassinelli, e tanto questo quanto Un sogno oltre il mare di Denis Cartier sono due libri che mi ispirano molto, no? Sono due storie di due personaggi femminili differenti. Qui abbiamo una donna figlia dell'alta borghesia tedesca che a causa della guerra si trova ad essere a diventare una cameriera in una famiglia nobile inglese, quindi si deve un attimino reinventare di parecchio, sempre a causa delle varie cazzate. Okay. Mentre in questo caso abbiamo l'ambientazione nel 600 e c'è questa donna che scappa da un destino segnato, si imbarca clandestina su una barca e da lì parte il suo viaggio. Infatti Un sogno oltre il mare indica proprio quello, no? E sono due libri che ho detto, boh, nel caso non dovessi leggere io, a Stefania piacerebbero sicuramente, quindi li ho presi. Poi, un libro che mi ispira tantissimo, se avessi iniziato a suonare il piano papà, sì, suona il piano papà, oppure la musica, che figata, La strada di casa mia di Lori Lensens, eccola qua, copertina bellissima, mi ha ricordato così a sensazione le atmosfere di... di Help. E qui parla di una bambina che viene abbandonata alle porte di una roulotte dove abita questa donna che ha, diciamo, l'ambientazione è credo nell'Ottocento, quindi non dà una data. Nulla, praticamente, boh, sì, penso sia, cioè l'ambientazione credo sia intorno agli anni tipo 70, 60, 70 del Novecento, ma poi tutta la narrazione della protagonista, di questa donna appunto che vive in questa roulotte, ci riporta all'inizio, insomma alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, dove lei racconta la sua condizione di donna nera, cameriera, insomma una vita fatta di grandi rinunce, e anche questo è un tema al quale sono parecchio legato, insomma, perché è giusto parlare di cose, della stupidità, no, nostra, di esseri umani. E noi come esseri umani ci dobbiamo prendere la responsabilità anche di quello che è stato fatto in passato, proprio perché non ricapiti. Le campane. Ultimo è Quello che gli altri non vedono, di Virginia McGregor, e qui parla di un bambino. Quindi c'è raro trovare un romanzo che riesce a farti ridere e piangere contemporaneamente e che ti faccia amare così tanto i suoi personaggi. Un libro meraviglioso, profondo, divertente e toccante, una storia straordinaria che resterà a lungo nel mio cuore. E questi sono commenti dei lettori di Goodreads. Qua dietro sono i commenti. Questo è edito Giunti,
E tutti questi che vi ho fatto vedere, quindi questi 1, 2, 3, 4, 5, insieme a un DVD, che non so dove ho messo, vabbè, insieme a un DVD li ho pagati circa 12 euro, 10, 12 euro. No, 10, perché vale, ti devo 2 euro, stronza, avete fatto. E ho finito. Cosa ho in lettura? Ho sempre in lettura il libro di... pensavo di averlo qua a tiro, non ce l'ho. Il... c'è un cazzo! Sembra che tutto c'è un cazzo. Ho il... l'Ottavo Arcano, è un libro che mi sta piacendo, complesso, del quale poi vi parlerò. E me ne vado. Ne ho fatte anche in questo video. Fatemi sapere se avete letto qualcosa, se c'è qualcosa che vi interessa, qualcosa che avete in mente di leggere, insomma, parliamone qua sopra. Io vi saluto, vi ringrazio per esservi, per la pietà accordatami. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, state bene.